il presidente questa tavola, ecco qua la consegna. Bernazza, Cicchero, Bruzzone e Ballatelli. Da dove siamo entrati? Ce l'hai qua. Sei posto come delle due? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sì, terzi classificati, anche loro a pari merito hanno perso la semifinale, sono comunque penso soddisfatti di questa loro due giorni. Rosta, Mario Suini, Luca Scassa, Lorenzo Brero, Davide Manolino. Anche per loro il vino della Riviera di Ponente e il quadro ricordo Targa d'Oro da esporre in Bella Vista in società. Ci sarà una costante questa miss, eh? Vi ricordo che siamo in diretta streaming grazie allo staff di voceinvolo.it con migliaia di contatti anche quest'anno in questi due giorni. Allora, intanto proprio ultimissimi biglietti sugli spalti per quello che riguarda la lotteria con vendita anche nell'atrio del Palasport a fianco del bar. Fra 10 minuti si chiudono i termini per la vendita dei biglietti e prima delle ore 17 conosceremo i nomi dei vincitori che vi comunicheremo al termine della finale esponendo anche i numeri vincenti nell'atrio del Palasport in diversi punti. Colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor ufficiali della manifestazione 2014 che sono Nutella, che ha dato la denominazione anche alla gara giovanile, Impresa Costruzione di Pablo Munarin da Grande a Biella, che ha offerto tutti i gadget di cui molti di voi hanno beneficiato, Bourbouchour e Purenciel, e il Grande Hotel 5 Stelle di Alassio insieme a voceinvolo.it e alla radio edificio San Giorgio. Ora ci concentriamo perché fra 10 minuti, non prima della cerimonia di apertura della finale, vivremo l'atto conclusivo della Targa d'Oro, una sfida Italia-Francia con il San Luba e il Ponte Masino. Allora un avviso per le società, le squadre ancora presenti. Sì, pronto. Allora la segreteria ha bisogno cortesemente di un rappresentante della Nitria Osta e della Trevalli, se possono per cortesia recarsi presso gli uffici. Trevalli e Nitria Osta, un rappresentante, dirigente, giocatore, non importa. Qua dietro la postazione microfonica. Ciao, ti sento.
ti ho visto, ti ho. C'era mia moglie, era lì. E non ti ho visto dopo quando mi hai preso la foto di là, di ancora. Come stai, Stella? Come? Quando vuoi ci sono. C'era praticato
C'è, sì, Lucco. Buongiorno a tutti, eccoci nuovamente in diretta dal Palasport. Siamo in attesa delle comunicazioni delle due squadre ufficiali che rilascerà lo speaker a breve, quindi cederemo tra un attimo la parola allo speaker per la presentazione dei giocatori in campo e noi ci vediamo subito dopo per il commento streaming della finalissima della diretta. Nel frattempo ci raggiungerà anche ai microfoni Renato Lucco Castello. Intanto inquadriamo i giocatori francesi che stanno salutando fronte alle telecamere, mi hanno detto che Christophe Campiglia mi porta i saluti, Patrick Alcaraz, li ringrazio, li saluto, gli auguro buon lavoro anche loro in diretta streaming sul territorio francese per i campionati giovanili di tiro progressivo e tiro di precisione, tra cui ci è giunta notizia dallo stesso Carlo Bresciano che il figlio, sì, un attimo di pazienza ancora, scusate, che il figlio Gianni ha vinto. Stavo dicendo che il figlio Gianni si è laureato campione italiano e campione francese nel tiro tecnico under 15. Allora, signori, scusate un attimo, siamo pronti per presentare i protagonisti di questo grande atto finale della Targa d'Oro. Per la prima volta due partite di finale, perché a fianco dei grandi, dei big, dei campioni ci sono i giovani talenti della Targa d'Oro Junior Nutella Cup. Voto di rito per i finalisti di questa 61esima Targa d'Oro di Alassio. Allora, intanto abbiamo tre squadre italiane, una squadra francese. Quindi, in onore degli ospiti transalpini, presentiamo prima la formazione del Saint-Gobain, dopodiché, per dovere di ospitalità, visto che questa è una gara internazionale, ci alziamo in piedi per ascoltare la Marsigliese. Il Saint-Gobain, squadra importante e prestigiosa di Francia,
alla finale della targa d'oro in maglia bianca e spalle blu con Laurent Touraine. Sebastien Bourg, Patrice Besson, di gioco del Palasport La Vizza, trasformato per qualche giorno in un bocciodromo. Abbiamo Ezio Sardo, presidente del Bocciotto alla FIMA, comitato organizzatore. Giannelino Montero, delegato tecnico Federazione Internazionale Bocce. Direttore di gara, arbitro internazionale. Giuseppe Nappi, arbitro nazionale. Riccardo Pescetto, arbitro nazionale. Iniziatrice Bertolino, Miss Moreto 2012, che lancerà il pallino. Aspettate, eh? Allora, i protagonisti della finale Junior Nutella Cup. Per la formazione del BRA, Emanuele Soggetti, Anes Arpic. Per la formazione della Florida, Treviso, Marco Pizzol e Giulio Zaretti, i quali gareggeranno sul campo 2. Sul campo 4, avversari del San Giulià, a sorpresa, i bravissimi portacolori con la maglia arancione del Ponte Vasino, Sergio Valma, Michele Gianaro, Oscar Belliero, Carlo Rignolo. Non sanno ancora se è vero o se stanno sognando. Ora, prima di dare il via alle finali e chiedere cortesemente alla Miss di lanciare il pallino della prima giocata, chiedo la parola alla rappresentante della Federazione Internazionale Gioco Bocce, Mario Celli, che quest'oggi rappresenta anche il presidente Lacoste, che ci ha inviato i suoi saluti, che potete leggere sul libretto, e la vicepresidente della Federazione Italiana, Laura Trova, per il saluto della Federazione Internazionale. Una roba da pazzi. Mi tocca l'onore e l'onore di sostituire la signora Laura Trova, che mi chiede con me di poter essere presente. Poi naturalmente ci voglio invitare un saluto del presidente della Federazione Internazionale, il signor Cristian Lacoste, la Giampia Bianco, che è stato sul Bianco, il signor Romolo Rizzoni,
non so tu che c'è l'ex presidente della Federazione Italiana Boxe e della Confederazione Mondiale Sport Club. Un ringraziamento lo dobbiamo sicuramente alla società organizzatrice, presidente e al suo collaboratore, perché non è facile pensare che il tempo di stazione del genere conosce lì sul vicino giocatore. Ringraziamento anche per il mondo di ambiente, che è stato dal suo presidente, Giulietto Pastorello, coordinato solamente dal presidente regionale, signor Mario Palazzo. Non si è concesso anche ricordare l'amico Fabio Ferraro, forse questo non lo conosco, però che aveva anche l'anno di questa manifestazione. Già dai primi giorni dopo le feste natalizie lui comincia a interessarsi, chiede, fa, per mettere in moto tutto questo meccanismo. Naturalmente il ringraziamento più grande va a un giocatore, perché senza la nostra presenza questa grande manifestazione non avrebbe luogo. Quindi grazie di cuore, anche perché in questi due giorni sono viste centinaia di partite, con risultati a volte decisi sul filo di rana. Forse avete in questo momento fatto anche un pochino di dover giocare su un cambio più particolare, ma credo che questo sacrificio sia ampiamente compensato da questa bellissima, bellissima provincia di pubblico. Infine, direi i ragazzi. Questi ragazzi che dalla prima volta sono su questi campi. Io dico soltanto ai ragazzi, voi siete il nostro futuro, il futuro delle cose. Grazie alla vostra presenza. Quindi non la trovo per pensare alla finale, buona finale, adeguata con il tempo. Però ci manca un passaggio, abbiamo ascoltato Roman Signese, ci manca l'inno di Marini. Siamo nell'anno dei mondiali, Italia-Francia, ci avviciniamo a qualcosa di molto sentito, quindi direi che è doveroso ascoltare anche, visto naturalmente che siamo in Italia, l'inno nazionale. Soltanto un attimo, dopodiché prima della finalissima un attimo di pazienza, visto che abbiamo parlato di giovani, preghiamo di avvicinarsi, avremo la premiazione di un altro grande talento delle bocce, proprio lo scopriremo di chi si tratta. Femminile del tiro di presenza.
facciamo scavalcare Serena. Primato realizzato a Carcere. A proposito di giovani talenti, la targa è in passaparato di Rubella per Serena, che tra l'altro ha partecipato alla targa d'oro senior con una squadra tutta femminile. Una bella foto ricordo insieme a coloro che l'hanno premiata, anche Mario, grazie. Dopodiché lasciamo spazio ai protagonisti della finale della 61esima targa d'oro e della prima Nutella Cup targa junior. E fra poco alla presenza della rappresentante dell'ufficio commercio del comune di Alassio avverrà il sorteggio dell'estrazione dei premi della lotteria. Un applauso per tutti i protagonisti e per Serena Traversa. Sbaglio, era Serena Traverso. Grazie a tutti dell'attenzione, grazie dell'attesa, della pazienza ai giocatori, speriamo di non averli troppo raffreddati e che diano ora vita ad un grande spettacolo per la grande finale, la gran finale della targa d'oro. E quindi il microfono torna a noi. Vediamo Miss Muretto 2013 che tanto farà sognare Daniele Macor, che ci sta seguendo in diretta. Buttato il pallino. Buttato il pallino come se fosse un sacco di patate, va benissimo. Troppo corto. Bisogna rilanciarlo. No, un altro. Ne aveva già due o tre in mano. Ne aveva già due o tre di scorta. Sempre più corto. Gontero. Gontero rifornisce di pallini. Di pallini. Oh, eccolo qua, una volta buona. Lancio riuscito. Lo spettacolo è l'Alassio, signori. Adesso butta l'altro pallino per i giovani. Per i giovani, sì. Ormai ha preso la mano. Ah, la anche i francesi applaudono. C'è del talento anche qua. E allora inizia la 61esima finale della targa d'oro d'Alassio. Abbandoniamo le bellezze femminili e concentriamoci sulle bravure maschili. E gli addetti ai lavori se ne vanno. Ovviamente stava salutando me Miss Muretto. La telecamera. E il primo accosto lo concediamo a del Bra Anes, che si presenta subito con un accosto perfetto, millimetrico, e riceve i primi applausi, mentre invece per il senior sono i francesi Besson, anche lui con un discreto accosto. Quindi Florida va già imbocciata. Sì, già impegnato in bocciata. Corta. Bocciata cattiva. Ricordiamo che il giocatore che ha bocciato è Giulio Zanette. E quindi nuovamente Arekic in accosto. Mentre invece un accosto bruttissimo del Ponte Masino. 2 metri corte. Dovrebbe essere Brignolo Carlo, se la memoria non mi inganna. Altro accosto
che riceve l'applauso del pubblico di Alekic, e quindi Zanette nuovamente in bocciata. Questa volta però sbaglia. Questa volta fallisce. Scusate, non è Zanette ma è Pizzol. Pizzol. Ancora un brutto accosto del Ponte Masino. Assolutamente un brutto accosto, larghissimo, anzi addirittura fuori gioco. Brignolo Carlo partito malissimo in questa finale, che vede a sorpresa il Ponte Masino contro, secondo me anche sorpresa, una quadretta francese del Saint-Vulbas. Quindi finale tutta sorpresa per i senior, sorpresa invece per i giovani, che guardate che accosti che stanno regalando. Pizzola ha preso un accosto a 10 cm dal pallino. È un'onda leggermente lunga, ma dalla prospettiva il pallino è più verso di noi. Mamma mia, avrei scommesso, però devo abituarmi, devo abituarmi alla prospettiva nuova. Infatti boccia, e quindi Pizzola andrà a bocciare, mentre invece qua vediamo la bocciata di Sergio Balma. Brutta anche lui, bruttissima anche lui. Un metro e allora vediamo i ragazzini che cosa, se ci regalano uno spettacolo più bello. Lunga sbaglia. Il Ponte Masino sembra aver sofferto un po' questa pausa dopo aver giocato un'ottima semifinale, e adesso è partita non col piede giusto. Intanto Sergio Balma ripete la bocciata. Esatto. Vediamo se questa volta lo colpisce. Colpisce, sì. Mentre invece il Florida, anche loro, dopo la bocciata sbagliata, Zanetti andrà a punto. Nuovamente ben giocata dal giocatore della Florida, questa volta spero che ci sia in appoggio. Intanto anche i francesi sbaglia la bocciata, e adesso va la bocciata sulla doppia Emanuele Soggetti. Partirà prima in bocciata Soggetti del Bra, che deve eliminare una doppia. E colpisce. E colpisce, confermo. Mamma mia. Due bocce degli avversari, caro. Boccia che è tornata indietro. E Murg che anche lui colpisce. Quindi Soggetti, oltre a eliminare due bocce del Florida, fa un fermo quasi al posto, e quindi il Bra si ritrova due bocce in terra, tra l'altro due bei punti. Vediamo se Zanette riuscirà a togliere almeno uno di questi due punti. No, perché rimane corto e un pelo largo. Quindi il Bra rimane con tre bocce in mano e due punti in terra. Bocciata strepitosa di Soggetti, decidono di andare a punto, e quindi Alekic andrà a punto, mentre invece anche il Saint-Vulbas decide di andare a punto con Besson Patrice, che però è leggermente largo
diciamo una boccia larga 70-80, anche un pelo lunga. Vediamo invece il bra se riesce ad aggiungere i punti. Direi di sì, si becca l'applauso. Mamma mia che spettacolo, un fazzoletto. Fazzoletto stanno giocando, mamma mia, complimenti. Mentre anche Gennaro. Gennaro va lungo. Lungo di un metro. Non prende. Non prende punto. E quindi tocca se a Belliero Oscar. Vediamo l'accosto. Va l'accosto. Anche lui Belli. Però dovrebbe averlo messo. Dovrebbe averlo messo, si è appoggiato alla boccia dell'unica boccia in campo del Treviso, del Florida. Intanto Oscar Belliero mette. Dovrebbero essere già tre i punti. Beh, tre sono sicuro, esatto, forse quattro, però non li ho visti misurare, quindi forse sono solo tre. Anche perché noi da qua non riusciamo a giudicare in quanto. Il pallino coperto. C'è il pallino coperto. Intanto Oscar Belliero ha messo un bel accosto e quindi Samu Bass andrà in bocciata con il giocatore Turain. Che colpisce. Soggetti in accosto. Questa volta è corta forse. Adesso vedremo quanti punti segnano. Comunque l'avvio positivo per i ragazzi del Bra. Credo 5 punti. 5-0 addirittura. 5 punti. Quindi c'erano tutte. Quindi non solo bravo a bocciare, ma anche bravo appunto. È un campioncino. Eh sì. Piccolo campioncino, ne sentiremo parlare sicuramente. Nel frattempo nell'incontro senior stavano guardando. Sì, vedi le bocce appunto dei senior, è imparagonabile, no, rispetto a io, vediamo delle bocce stiamo a distanza di, bocce, di metri, stiamo parlando di bocce, le più belle sono a 70-80 e poi ne vediamo un paio a due metri. Dovrebbe farci riflettere a noi ormai vecchi delle bocce. Tanto vediamo Lorena alla bocciata, colpisce, non carambola, riceve complimenti dai compagni. Adesso punto in terra e due bocce in mano per il Samu Bass. Intanto il Bra si è prestato all'accosto. Vediamo Lekic, 70 davanti, leggermente larga. Quindi vediamo invece qua l'accosto Dubois o Dubuis, come veniva annunciato da Carlo Ferraro al microfono, leggermente largo, prende il punto, mentre invece anche Florida prende il punto. Direi un ottimo accosto di Zanetti e Giulio. E quindi il piccolo fenomeno soggetti del Bra andrà alla bocciata. Mentre invece nel campo senior Dubois si appresta ad aggiungere un punto a quello già in terra. Nessun commento per questa bocciata fantastica. Non teme neanche il folto pubblico presente.
questi ragazzini che quando andiamo a vedere le gare provinciali, le seguite quest'anno, regionali e provinciali, hanno i genitori come pubblico. Esatto, immagino. Invece, e invece qui si trova e non soffre, non patisce. Assolutamente, sono tranquillissimo. Sembra che giochino a questi livelli tutti i giorni. La federazione dovrebbe leggere qualcosa. Sì, dovrebbe leggere da queste cose. Sì. Tanto un altro bel accosto, un pelo più lungo rispetto tutti i ragazzi prima. Che oltre a fare un sacrificio loro li fanno le famiglie portandoli, spendendo soldi, e la federazione invece non ci pensa minimamente. Dovrebbe investire molto di più, anche se, perché se questi sono i risultati effettivamente. Certo. Noi di Boccevolo è la prima volta che assistiamo a una finale di giovani e ammetto che il livello di gioco è altissimo. Molto. Oserei dire più alto dei segni. Bisogna ringraziare tutti quei genitori e amici che si prestano durante la settimana a fare gli allenamenti in modo gratuito. Certo. Per passione. Mentre nei senior per passione c'è quasi più nulla. Vediamo un altro bello accosto di Ale, leggermente lungo. Non credo che prenda. È andato 50 lungo dietro il pallino. Non si consulta con soggetti. Ripete. Ripeto l'accosto. L'accosto. Entra invece nel campo senior Besson, andrà nuovamente l'accosto. Vediamo quindi l'accosto di Anes del Bra, questa volta sembra ben giocata, ancora un pelo lungo, ma si appoggia e dovrebbe prendere il punto. Non ce la fa anche. Dici di no? Abbiamo la prospettiva che purtroppo ci inganna, mentre invece qua vediamo benissimo e Besson mette una boccia davanti al pallino a circa 40 e quindi chiama la bocciata Sergio Balma. Invece nel campo del junior Anes effettivamente non era riuscito a prendere il pallino, quindi va all'accosto, soggetti. Sergio Balma alla bocciata. Colpisce. Ottima. Eccolo qua, soggetti che va in accosto, pare leggermente breve e dal gesto non prende. Posizione comunque buona. Sì, boccia messa davanti, deve nuovamente ripetere l'accosto. 60 davanti. Ultima boccia per soggetti, tre bocce, no, quattro bocce in mano. Quindi per Florina va a punto, bella boccia di Besson e quindi Sergio Balba nuovamente in bocciata e questa volta soggetti passa, fa il punto, spinge un pochettino in avanti anche la boccia che prima era corta, chissà che addirittura non l'abbia fatto entrare, quindi due punti. Quando vediamo, stanno misurando, intanto vediamo la bocciata di Balma che colpisce, forse corta, no, non è buona, i francesi la danno buona, molto nuovo sportivi. E quindi Dubois andrà all'accosto. Nel frattempo il Florida sta bocciando, ha deciso di bocciare la boccia corta. E carambola sulla sua. Quindi punto in tutti i punti tutti in terra. Tutti punti in terra del Bra, quattro punti in terra e direi punti discreti. Decidono ovviamente di bocciare la boccia più bella. Tre bocce in mano ancora per il Florida, più nessuna per il Bra. Vediamo
la bocciata viene sbagliata dal Florida. E adesso va alla costa in Florida, mentre boccia Ponte Masino. Ponte Masino con Oscar Belliero, boccia, direi che è buona. È buona, è buona, sì. Riceve l'approvazione anche dei francesi. Cancellano il punto di caduta. Buona. Una boccia che lo stesso Sergio Balma dava per cattiva. Il francese è andato a buona. Diamo la bocciata del Florida, colpisce adesso un punto. Vediamo Dubois nuovamente all'accosto, volta un pelo più corta di quella di prima, si accosta circa 50 davanti alla boccia, mentre è già terminata la mano, molto più veloci, molto più lesti nel andare, sì, ci pensano molto meno, sono molto più veloci andare a prendere le bocce, quindi mentre i senior fanno una mano, loro ne fanno quasi due, una e mezza, quasi due. Anche troppi, sì, sicuramente. Però insomma, la gioventù ha il suo vantaggio. Intanto ringraziamo i 500 più utenti contemporaneamente che ci stanno seguendo in questa finale. Speriamo di regalarvi delle immagini almeno discrete e speriamo di, con il nostro commento, di riuscire a regalarvi un po' di emozione, trasmettervi un po' di emozione qua da Alassio. Vediamo Morg in bocciata, deve togliere questa boccia a circa 20 dal pallino, vediamo se ci riesce benissimo, la colpisce sulla testa. Mentre invece è già iniziata la prima mano, la seconda mano, anzi la terza a questo punto, degli junior, sono 5-1 per il Bra. E alla mano precedente il Florida è riuscito a cucire e fare un punto. 5-1. Vediamo nel Ponte Masino quindi in accosto, Brignolo rasenta il filo ma rimane in campo e quindi fa un punto che i francesi andranno a bocciare con Murg. Murg Sébastien, giocatore francese. Intanto Alekic mette un altro bellissimo punto, circa 10 dal pallino. Riceve un po' di applausi dal pubblico, che però si stoppa per dare spazio alla bocciata di Murg che colpisce. E quindi Pizzol del Florida si prepara alla bocciata senza pensarsi due volte, parte, va e sbaglia, però sbaglia.
abbiamo Gianaro in accosto, anche lui sempre corto e forse questa volta troppo, non riesce a togliere il punto. Intanto Pizzolo ripete la bocciata e questa volta colpisce. E anche Montemasino decide per la bocciata con Oscar Belliero. In bocciata, boccia a destra, circa 70 dal pallino, corta, bella vola. Mentre il Bra, anche loro decidono di andare a punto. Ripete la bocciata. Alekic va a punto. Sembrerebbe di nuovo ben giocata, questa volta però leggermente più bassa e un pelo più lunga. E quindi no, una giocata questa volta non un bel punto. Mentre invece nel senior si appresta all'accosto Gianaro, vediamo se riesce a passare tra quelle due gocce. Ci riesce, cercando la sua, bell'accosto, ottimo. Però. E quindi, visto che Morg ha già finito le due bocce, le ha colpite entrambe, tocca al Touraine. Viene segnata solo la boccia. Adesso soggetti per il Bra ad andare all'accosto. Attende anche lui la bocciata di Touraine. E colpisce anche lui. Ora vediamo il punto dei soggetti, se sarà utile o no. Sembrerebbe ben giocata, lo è secondo me. Bravo, bravo. Molto bravo, molto bravo. E quindi Pizzol deve difendersi con una bocciata. Tanto già passata quasi una mezz'oretta, siamo a 1 minuto 35 dal termine del tempo regolamentare. Pizzol va in bocciata, chiede l'arbitro se è buona. Intanto chiude la mano il giocatore francese del Touraine, del Saint-Bulba, che altri due punti, aggiunge un punto e quindi 4-0. 4-0 per il Saint-Bulba contro il Pontemasino. Intanto siamo nuovamente in onda, piccolo problemino subito risolto da Daniele Alvesiano. Noi ne abbiamo approfittato per bere un bicchiere d'acqua. E Besson ci regala un bruttissimo accosto, boccia lunga di un metro e mezzo. Mentre negli junior soggetti ha fatto ancora un ottimo accosto. Florida ha bocciato, ha sbagliato la bocciata, adesso va appunto. È molto lungo, tocca il pallino, lo sposto di 10 cm, la sua boccia va lunga di 1,8 m scarso. Nel frattempo non so se lo avete potuto sentire, intanto il Saint-Bulba si era portato sul 4-0 sul Pontemasino. Adesso Besson ha tirato una boccia lunghetta e
il Ponte Masino non ne approfitta e ne tira due metri corta e la tira due metri corta. Punto ancora per i francesi del San Bulba, tra i due quadri delle bocce a punta, costretti a misurare un punto a un metro e mezzo, sono tre bacchette quindi un metro e mezzo, soggetti del Bra, gioca l'ultima boccia, la boccia che hanno già punto in terra e la boccia che li porterebbe sul 7-1. Intanto boccia, ah no, boccia, quindi non ho capito, allora 4 e la vola di un millimetro, ha bocciato per il 4 al trucco, vero? Sì. E beh, saggia decisione, l'ha appena volata, infatti il pubblico anche ha fatto un odi. Tifava ovviamente per questa bocciata da ragazzino, forse riuscita. Ce lo merita, ce lo merita, comunque, certo, mamma mia. È sicuramente il più bravo in campo. Nel frattempo il Ponte Masino era riuscito a prendere il punto, nonostante una boccia corta di un metro e mezzo, tocca quindi a San Bulba, Besson ha tirato una boccia a 50-60 larga dal pallino. Quindi Gianaro all'accosto. Vediamo Gianaro all'accosto, vediamo anche nel campo juniores Alekic in accosto, vediamo la differenza, un metro corta Gianaro, 50 lunga Alekic. Gianaro quindi non riesce a prendere il punto del San Bulba, nuovamente costretto all'accosto, mentre per il Bra invece era la prima boccia e quindi tocca al Florida con Zanette che andrà all'accosto. Vediamo la boccia di Zanette, vediamo la boccia di Gianaro. Gianaro rimane largo, si appoggia sulla boccia del San Bulba e non so, ma non credo che abbia preso il punto, mentre invece Zanetter è riuscito a prendere il punto e quindi Alekic nuovamente in accosto. Tocca a Brignolo per il Ponte Masino andare all'accosto perché il suo compagno non è riuscito a prendere un punto. Alekic del Bra è riuscito a prendere un bel punto, si è portato su una boccia a 20 cm davanti al pallino, quindi chiama Pizzolo in bocciata. Anche Brignolo è riuscito nell'intento dell'accosto, ha preso il punto, tanto Pizzolo ha colpito la boccia del Bra, quindi nuovamente in accosto il Bra. Mentre invece nel campo senior Murg in bocciata deve togliere la boccia di Brignolo, 50 davanti al pallino, e ci riesce senza carambolare. Ecco che
purtroppo. Vediamo Oscar Belliero all'accosto. Sono leggermente coperto dai giocatori francesi, ma dovrebbe aver preso il punto e mi sembrerebbe proprio di sì, anche se stanno misurando. Mentre invece il Florida è riuscito nel prendere un accosto, quindi prendere un punto, quindi soggetti chiamato in bocciata. Diamo la bocciata di Emanuele Soggetti, corta. È corta questa volta. Corta. Questa volta è corta. Vediamo Murg in bocciata. Siamo Mulba che sta conducendo 4-0, le colpisce. Quindi mi sa che decidono il pallino. 4 bocce a 2. E quindi Sergio Balma ha chiamato alla prova del pallino salvezza. Mentre Soggetti va a punto. Dopo aver fallito la bocciata, deve cercare di chiudere il quadro. Secondo me ci riesce benissimo. Addirittura forse prende il punto. Mentre Sergio Balma sbaglia il pallino salvezza. Ha preso il punto Soggetti, bravissimo, e quindi Pizzoli in bocciata. Con l'ultima boccia, no, con tre quali due, ancora tre bocce. Tre bocce per il Florida, una per il Bra. Sotto carambola, quindi anche in caso di bocciata rimane corto e quindi immagino che metteranno tutto a posto. Così è. Mentre Sergio Balma va all'accosto, gioca l'ultima boccia, ne lascia in mano 4 agli avversari, la gioca in nessun posto. E punto in terra per i francesi. Punto in terra per i francesi con 4 bocce in mano. Bocce addirittura fuori. Addirittura fuori dal gioco. Quindi campo libero. Nessun ostacolo davanti per i francesi, che hanno la possibilità teoricamente di portarsi sul 9-0. Vediamo se li faranno tutti. Andiamo in bocciata. Che bella bocciata di Pizzo del Florida, che toglie pulita quella di Soggetti. Nel frattempo i francesi aggiungono già il primo punto e sono già 2 in terra e 3 bocce in mano con Turain, che adesso ripeterà l'accosto. Fanno notare da casa che i pallini utilizzati per questa finale, almeno attraverso le telecamere, si vedono poco. Non nascondo che un pallino rosso, come suggerito da Cacciucco, si vedrebbe meglio. Soggetti va a punto, vediamo se ripeterà l'impresa di prendere il punto. Si appoggia leggermente questa volta. Comunque è un ottimo, ottimo accosto. Non sfigurerebbe in qualsiasi quadretta di qua. No, assolutamente no. Sia da primo puntatore che dalla bocciatura. Ma oserei dire tutti e quattro. Oserei dire tutti e quattro. Ovvio che Soggetti mi sembra quello più polivalente sia appunto che in bocciata, è quello più anche sicuro di sé, forse anche più timidino, più piccolo degli altri, e quindi magari attrae anche un po' più le simpatie nostre del pubblico. Fatto sta che colpisce come un grande, va appunto come un grande.
quindi Zanette ora cercherà di aggiungere un punto e ci riesce, bravissimo. Mamma mia, che giocate, complimenti veramente. Torniamo invece al campo dei senior, dove gli spazi sono molto più aperti. I francesi non perdonano, no, li hanno aggiunti tutti, quindi ne hanno già 4 in terra, ne hanno ancora una in mano di Touraine che va all'accosto. Quindi il parziale del campo juniores è 6-2 per il Bra. Dovrebbe essere 6-3. 6-3, sì, perché ha aggiunto il punto. Sì, 6-3. Vediamo l'ultimo accosto di Touraine, le bocce sono finite. Questo altro bel accosto, non sbaglia. Riceve i complimenti dal compagno. Se questa volta i miei calcoli sono giusti, 9-0 per il San Vulbà, che mette una seria ipoteca sulla targa d'oro. Eh sì, 1:20 dal termine dell'incontro. Aspettiamo l'ufficialità del punteggio segnato sui tabelloni. No, 8. Ne ho perso una probabilmente. 40 minuti di gioco, San Vulbà 8, Monte Masino 0. Invito il pubblico anche a seguire le giocate dei junior, perché stanno facendo delle performance straordinarie. Un applauso anche ai giovani, grazie, bravissimi. Mi unisco l'applauso. Ma io penso che il pubblico... Situazione Italia senior 8-0 per la Francia e situazione junior 6-3, comanda Bra su Florida Treviso. Dicevo che secondo me il pubblico non ha bisogno di questo consiglio, perché ha capito che sul campo junior si sta giocando veramente a ottimi livelli. Questa volta però Florida leggermente largo e leggermente corto, però un 70 centimetri. Ecco, quindi niente di... sta parlando comunque di una boccia fuori dal cerchio, ma di poco. Nel frattempo molto peggio fanno i francesi, fanno più che i francesi signores, gioca una boccia Besson corta un metro fuori strada, nuovamente corto Zanette, questa volta più corto ancora, questa volta non gioca una bella boccia. Facciamo i complimenti quando è giusto, diciamo che quando uno sbaglia è giusto anche che... cosa che però invece nel senior non avviene, perché Gianaro fa il primo puntatore e gioca una bellissima boccia che impegna subito Murg nella bocciata. 8-0 il parziale, avevo contato 5 bocce, probabilmente guardando i giorni ne abbiamo persa una. Intanto Pizzol colpisce una boccia, batte vicino la riga, ma il Bra cancella il segno e quindi è valida. Vediamo Murg, colpisce, giocatore che colpisce di più. Mamma mia, colpisce veramente tanto, ho visto sbagliare pochissimo. E lo sto seguendo da almeno 3 partite, proprio ottimo giocatore. Chissà di categoria è. Se è un Serie A equivalente della Francia o magari solo un Serie B, non lo so, non lo conosco. Nel frattempo Alekic va in accosto, anche lui corto, però anche lui corto e quindi mi sa che dovrà ripetere l'accosto. Nel frattempo
Conte Masino ha dato punto, supera di poco la boccia corta di Besson, rimane, prende il punto, rimane a 80, 80 centimetri davanti al pallino, mentre invece il Bra ripeterà l'accosto sempre a Lechi Chanes. Vediamo Hannes del Bra in accosto, mentre nel campo più vicino a noi Besson ripeterà il suo accosto. Questa volta Alekic passa, ne ha portati due e addirittura ne fa due. Due in gioco. E non ha rubato assolutamente nulla perché la forza era buona. Nel frattempo qua Besson passa in mezzo alle due bocce corte, si posiziona 40 dietro il pallino. Ponte Masino decide di non bocciare e quindi Brignolo Carlo andrà in accosto. Vediamo l'accosto di Brignolo, nello stesso tempo Pizzol boccia e fallisce, Brignolo resta corto e largo, quindi non prende il punto di Besson, nuovamente in accosto Brignolo. E nuovamente bocciata. No, va a punto. Pizzol va a punto. Pizzol del Florida, dopo aver sbagliato la bocciata di prima, decide di andare a punto. E nonostante che abbia toccato la boccia corta del Bra, va lungo, molto lungo. Brignolo da questa parte invece largo e lungo, e quindi si decidono a bocciare quindi Brignolo, il Ponte Masino decide quindi di andare a bocciare. Vediamo Balma Sergio bocciata, colpisce. Colpisce. Il francese, non siamo il basso. Intanto seguiamo l'accosto di Emanuele Soggetti del Bra, hanno già due punti in terra, ultima boccia del Bra, vediamo se riescono ad aggiungere questo punto. Mi sembra un pelo con no, passa e va, bellissima boccia di Emanuele Soggetti, nessuna paura, torna indietro, va a giocare la sua boccia in accosto. Nel frattempo Turain gioca una buona boccia in accosto. E quindi Sergio Balma andrà in bocciata. Non viene segnato il pallino. Nel frattempo Soggetti
non riesco a capire se ha aggiunto il quarto punto. Controllando Barma colpisce la boccia da lui dichiarata, controllano invece i giocatori junior per vedere se sono 3 o 4 i punti fatti dalla RA. Lo vedremo subito, in quanto sono molto più lesti ad aggiornare il tabellone rispetto ai senior. E sono 10. E sono 10, non fatti 4 allora. 10-3 per il Bravo. 10-3 per il Bravo. 8-0 per il San Bulba. Altro punto messo da Dubois invece per il San Bulba. E quindi Oscar Belliero è chiamato in bocciata. Vediamo la bocciata di Oscar Belliero, che immagine purtroppo arriva leggermente in ritardo, che colpisce. Ora Daniele sta prontamente andando a correggere l'immagine. Nel frattempo nuova mano per gli juniores, Alekic in accosto. Si sono allungati il pallino, ora si gioca un po' più in avanti, quasi nell'ultimo spicchio del campo. Gioca però una boccia lunga 60-70 dietro il pallino. Invece nel senior Turin sta andando a punto, prende il punto, quindi nuovamente in bocciata Sergio Oscar Belliero. Tocca invece al Florida andare a punto, anche lui lungo, si appoggia la boccia dietro. Nel frattempo nella partita senior Oscar Belliero, ecco, colpisce la boccia, quindi nuovamente in accosto Turin, mentre il Bra anche loro nuovamente in accosto, sempre Alekic Anes. Daniele, mi confermi che hai risolto i problemi? Sì, ok. Prontamente risolto i problemi di una telecamera che dava un leggero ritardo. Quindi Pamper Focaccia Alekic, anche lui nuovamente lungo, anche lui si appoggia alle bocce dietro. Quindi risponde Pamper Focaccia al Florida, che aveva anche lui, era rimasto lungo e anche lui si era appoggiato. Nel frattempo i francesi allungano nuovamente 9-0 contro il Ponte Masino. Partita al momento a senso unico, direzione Francia. Altrettanto a senso unico la partita juniores, direzione Cuneo o Ovest, visto che i giocatori della Florida sono dell'Est. Prende il punto il Florida, quindi Alekic andrà anche lui in accosto. Non sono bocce da bocciare, questa volta tutte bocce lunghe. Andate lunghe. Vediamo l'accosto del giocatore del Bra.
questa volta la forza è buona, ma resta molto basso, quindi non credo che abbia preso il punto. Infatti tocca a Soggetti, mentre Besson scaglia la prima boccia di questa mano. Señores mette la boccia larga 50, leggermente dietro il pallino. Tocca quindi Gennaro andare a punto, deve cercare di togliere una boccia circa 30-40 laterale dal pallino. Nel frattempo Soggetti va a punto e direi che gioca una bellissima boccia e si prende l'applauso del pubblico. Gennaro non è riuscito a prendere il punto, quindi tocca Brignolo. Mentre Pizzolo si prepara la bocciata per togliere il punto appena realizzato da Soggetti, eccolo che parte, però è storto. Fa un mezzo disastro nelle bocce dietro e quindi rimetterle a posto sarà un problema. Addirittura decidono di mettere a posto, mentre invece nei senior Brignolo riesce a prendere il punto, quindi tocca ora ai francesi e decidono di bocciare. Quindi si sta preparando Murgo alla bocciata. Intanto gli do una mano anche un po' io a fare il commento, altrimenti qui adesso viene una gola secca. E Pizzolo riesce a colpire la boccia, però carambola. Non è molto soddisfatto di questa bocciata nonostante l'abbia colpita. Rimane in boccia la boccia larga di Alekic, che viene ora misurata. Nel frattempo Murg continua imperterrito a colpire bocce su bocce, non l'ho ancora visto sbagliare. E nuovamente Brignolo in accosto. Intanto ottima bocciata del giocatore San Vul Basket, toglie una boccia pulita lasciando i suoi punti, punto redditizio. Vediamo Brignolo in accosto, sembrerebbe ben giocata e prende il punto. Mentre invece nelle junior Soggetti è lui chiamato questa volta all'accosto. Nel frattempo i senior stanno misurando l'ultimo punto di Belliero, se ben ricordo. O Brignolo, non ricordo più chi ha giocato l'ultima boccia. Nel frattempo seguiamo Soggetti all'accosto. Sembrerebbe lunghetta, si appoggia la boccia dietro, fa il punto. Intanto ci ha raggiunto ai nostri microfoni Renato Lucco Castello, che ci vuole dare una mano, visto che tiene sempre vivo il forum, è l'unico ormai che tiene duro e ogni tanto lancia dei... Quindi è giusto che tenga viva anche un po' questa diretta, gli passo il microfono. Benvenuto a Renato Castello. Grazie, ciao a tutti. Mettila giù. Ok. Così ci sentiamo. Tu hai
hai guardato come telespettatore, come spettatore dalle tribune, come ti è sembrato? Qual è la partita più interessante? Sinceramente stavo guardando un po' più ragazzini, giustamente, perché mi avevano parlato del quello che boccia con le bocce colorate, soggetti. Soggetti? Il ragazzino più piccolo, sì, soggetti. Quello un po' più piccolino, tanto mi sembra che sia oltre under 14, anche forse proprio piccolino, si sarà 11-12 anni, proprio l'inizio degli under 14. Che mi aveva parlato che era forte, però non l'avevo mai visto. C'erano proprio. Giocavo io ho visto anche la presenza in campo, proprio. Mamma mia, poi stanno giocando veramente ad altri livelli. Sì. E sta facendo anche una buona pubblicità a queste voci colorate, eh. Sì, perché vero. Anche fuori, adesso sono uscito un attimo, sono andato al bar, fuori sono già tutti in coda per queste voci colorate, sono già tutti del... Bene. Dal, come si dice, dal banchetto di data, lì stanno cercando tutte informazioni queste voci colorate. Sì, ho visto... Tra l'altro, ecco, una cosa che non avevo ancora notato in questo... Tra ieri sera e oggi, io stamattina non sono venuto, la differenza di colori... Io l'ho notato da lassù dove ero io un po' di file sopra. Ma parli di bocce colorate? Sì, l'ho notato anch'io. Non so se sono forse più nuove o... Michele Data mi raccontava nell'ultima diretta che abbiamo fatto che hanno cambiato una colorazione. Ah, ecco. Infatti io... E infatti sono le bocce versione, mi sembra, 2.0 o addirittura 3.0. Ah, quello della diretta. È la diretta di Saluzzo, esatto, l'avevo di Chiesa. L'avevo sentita. Sono aggiornato. Allora sei aggiornato forse anche più di me. No, ho sentito la vostra. E ho proprio... Tanto riprendiamo un attimo il pallino del gioco. Sergio Balma impegnato in una bocciata, mentre invece il Florida con Pizzol va a punto. Non mi sembra che abbia messo, sinceramente non ho seguito l'accosto. Ti ho sconcentrato. Nessun problema. Non so parlare di... Sergio Balma colpisce pulito. No, dicevamo che almeno per quanto riguarda me i giovani non stanno assolutamente sfigurando. Ha giocato bene anche la semifinale. Ma assolutamente, oserei dire che stanno giocando meglio dei senior. Sì, appunto, secondo me sì, anche appunto. Tra l'altro tutti gli anni qui appunto sembra che si faccia fatica, invece loro non hanno problemi. Ah, comunque anche dei segni ho trovato, secondo me, migliorato i campi, forse di giocarci durante gli anni, ho trovato che anche appunto il livello sia più alto. I campi so che li hanno preparati in modo diverso rispetto agli altri anni, chiedermi come, però so che molti dicono che si gioca effettivamente meglio rispetto agli anni precedenti. L'anno scorso che ero anche venuto... Ho parlato un po' con voi. Certo, cavolo, ci ricordiamo tutti. Mi ricordo che appunto avevo visto delle medie, cioè, si era più distanti dal pallino. Anche, c'era anche balla, l'anno scorso c'era anche balla bene fino al mattino, c'era forse qualche formazione un po' più blasonata, no? Sì, quest'anno molte sorprese, le formazioni blasonate hanno ceduto il passo a formazioni magari non quotate inizialmente, magari non nomi altisonanti. Prima di scendere qua ero seduto vicino a due signori che sono stati dietro praticamente tutto il giorno a questi quattro francesi di Saint Vulbas, hanno detto che due giorni ha sbagliato niente. Ah, io lo stavo dicendo adesso, Murgo, che è il bocciatore di testa, sì, di Saint Vulbas, perfetto, l'ho visto, io non mi ricordo di averlo visto sbagliare, poi non è che prestasse sempre attenzione, però tutti e quattro a un livello altissimo. Ma anche il giocatore che sta andando appunto adesso, Touraine, sia appunto che è in bocciata, dire perfetto è poco, guarda che cosa che fa. Ah, io dal sempre vivo preciso. Avevo visto il secondo puntatore che non so se gioca ancora, comunque giocava la Crolione, che sai l'altro ragazzo che c'ha il sito in Francia, Fib Sport Bull, sì, Sport Diffusion, che c'ha sempre lì, anche guardo anche i suoi video. Che di fatto ho visto che il loro bocciato di testa Morg fa il corridore. Ah. Fa almeno, se non mi ricordo male, la staffetta. Loro c'hanno il campionato un po' diverso dal nostro. Fa la staffetta, quindi la corsa 2, fa il progressivo e poi boccia in qualche partita. E invece la spalla fa qualche gioco più alternativo, tipo il cerchio, se non dico stupidaggini. Sì, loro hanno il PTA, esatto. Quelle cose lì che noi un po' diverso. Hanno il tecnico a coppie. Però dal vivo, no scusa, dico una stupidaggine, dal vivo avevo visto Murg che l'anno scorso quando era aveva fatto la finale di Coppa Europa
con la, contro la BRB, lui gioca per quindi Sambu a Chieri. Ok. Quindi sì. Forse la sorpresa sono forse gli avversari, penso forse stanno un po' tribolando. In questo momento stanno un po' tribolando, sono 9-0 come parziale, 56 minuti al termine, partita a senso unico per i francesi. Nel Budello da Lassio oggi tutti scommettevano la finale scassa ai francesi, la formazione invece scassa contro il 4. Il Ponte Masino è riuscito a far fuori anche scassa, nonostante i suoi pallini. Poi il pubblico contro la forma si scassa. Eh sì, un po' se lo sono anche cercati. Intanto nuovamente Touraine, altro accosto importantissimo. Belliero la bocciata. E quindi Oscar Belliero la bocciata, nel frattempo i giovani stanno andando avanti, Alekic sta andando a punto. Vediamo se colpisce Carambola dietro. Sono una boccia contro uno, forse poi la possibilità di uscire sto tiro con Temasino, può togliersi dallo zero. Intanto Murg andrà in accosto, vediamo se è preciso tanto quanto lo è in bocciata. Ovviamente essendo primo bocciatore di bocce a punto, forse ne ha giocate un paio la prima mano dove era stato chiamato a aggiungere dei punti. Nel frattempo precedenza a Lekic nel campo, solo che è un campo questa volta coperto, stanno giocando al massimo e non riusciamo a vedere bene le bocce. Mi sembra lunga quella di Murg. Murg gioca lunga. Quindi Ponte Masino punto in terra, si smarcia sicuramente. Punto in terra con una boccia ancora da giocare, ha la possibilità di portarsi sul 9-2. Il famosissimo Michela Lucanda è quello che tira punto, o anche Michela il Civic. Invece all'anagrafe è Michele Gianaro. Michele Gianaro, il soprano corto. Michele da Lucanda non forse ne hanno fatti due. Sì? Forse ne hanno fatti due, sai? Non sicuramente con la boccia di Michele. No, se non bocciato avranno bocciato, hanno colpito avendo due punti per terra, difatti Morgo è stato obbligato ad andare a punto, forse avevano proprio due punti per terra, se vediamo. Vediamo. Si sta girando due foglie. 9-2, sì. 9-2. No, avevano due punti per terra. Intanto si apre il gioco, la visuale almeno per noi dei ragazzini, vediamo non so di chi è il punto, fatto sta che sta dando soggetti. Gli darei l'Oscar di fenomeno della giornata. Sì, 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 sì. Leader della giornata. Chissà che non venga premiato come miglior giocatore del torneo. Ah, però questa volta premio? È corto. C'è anche questo premio? L'anno scorso l'ha vinto Simone Mamano, no, per quanto riguarda il senior. Magari lo istituiranno per i giovani, visto che è il primo anno che... Comunque hanno fatto una bella cosa, mi è piaciuto. Sì, molto bella. Io tra l'altro ieri ho avuto la fortuna di giocare nella piazza dove hanno praticamente fatto la parte iniziale della pool. Fino alle due partite della pool mi hanno giocato dove giocavo io e ho già fatto presentazione. Sembra che è andato un vaso non so, la grande 5 kg, immagino. A tutti i partecipanti. Così diventano forti e sani. Contando di presentazione, microfoni, tutto. Nella piazza del Don Bosco hanno fatto tra l'altro una bella piazza. Si giocava anche bene. Proprio una piazza ben fatta, neanche da lanciare la boccia avanti a punto, da strisciare, proprio si giocava bene. Nel frattempo Carlo Brignolo è andato a punto, è rimasto molto largo e anche un pelo lungo. E quindi tocca a Besson, Patrice andare a punto. Mentre invece ho rinunciato a seguire questa mano dei giovani perché non,
da qua, se non dico stupidaggine, potrei anche dirla, perché ci siamo un po' lontani. Siamo lontani, poi eravamo coperti fino a un minuto fa, quindi non... La prospettiva più volte mi ha ingannato, e quindi non so... Secondo me Soggetti si deve togliere il punto degli avversari, per ancora... Intanto un bel accosto di Besson, che chiama in bocciata Sergio Balma. Vediamo l'accosto di Soggetti, che forse il punto lo prende questa volta con un po' di fortuna. Mi sembra che abbiano finito le bocce i giocatori del Bra, quindi sì, sì. Pizzol andrà in bocciata. Anche parecchi, almeno tre. A precedenza primo Sergio Balma, già pronto sulla corsia, colpisce. È rimasto degli avversari nella carambola, però almeno è un po' più brutto, si può tirare a punto. Vediamo la bocciata di Pizzol. Buona, colpisce, riceve degli applausi del pubblico. Il punteggio parziale al momento è 10-5, dovrebbero ancora una boccia i giocatori della Florida. Quindi tocca a Zanette andare a punto, dovrebbe essere l'ultima boccia, ma non ci metto la mano sul fuoco perché vedo ancora un'altra boccia sugli assi, quindi probabilmente hanno due. E quelle due bocce lì sono lì da tanto. E a volte per quello che mi inganna, hanno lasciato due bocce sugli assi, e quindi non, a volte resto anch'io ingannato. Ma quella è mal giocata. Questa è mal giocata, nessun posto. Però la segnano, quindi, beh sì, giusto, ne ha ancora uno. Ed è Pizzol che giocherà l'ultima boccia. Possono portarsi sul 10-7 e riaprono un po' la partita. Riaprono un attimino la partita. Un punto intero al momento per il Florida, 10-6 il punteggio parziale. Invece Besson. Besson per il San Vulban sta andando a punto, deve togliere un punto 50 davanti al pallino. Vediamo se ci riesce, mi sembra molto molto largo, è larghissimo, quindi niente da fare, anche Pizzol non riesce ad aggiungere, quindi 10-6 per il Bra. Decidono ancora di andare appunto San Vulba, pensavo la bocciasse con la boccia lì. Anche perché dopo la carambola di Balma erano in boccia di almeno due bocce. Quindi vediamo sì. Turain andare a punto. No, questo qui è Dubois. Dubois? Se si dice Dubois, perché poi... Ma i meccanici dicevano Dubuis. Dubuis? Però io so che tutti i nostri... Io ho giocato con Dubois, quindi... Dubois per me è Dubois, poi... non so se in Francia si pronuncia anche così. Comunque l'ha preso, dai. Comunque l'ha preso, buon per lui. Se mai dopo glielo chiediamo. E tra l'altro sto weekend in Francia c'erano i sì. campionati di tiro, no? Sì, mi ha scritto prima Carlo Bresciano dicendomi che suo figlio Gianni è diventato campione francese di tiro tecnico under 15. Ma dai. Intanto un po' di applausi per Zanette del Florida che mette un bel accosto, Soggetti quindi in bocciata. Qua invece abbiamo Gianaro che anche lui prende un bel punto. Quindi Murg sarà sto indeciso se andrà a fare il campionato francese o sta gara, comunque anche in Francia è un under 18, perché mi sembra che sono solo under 18. Allora no, perché mi ricordavo in Francia li facevano tanti insieme, allora no. Mi sembra solo per i giovani. No, non credo sia giovane. Questa volta Soggetti sbaglia la bocciata, ci ha abituati bene. Fino a qua aveva commesso pochissimi errori. No, bisogna dire che se lui è under 14, quando il pallino è in ultima riga così, per lui è un metro e mezzo più certo. lungo.
certo. Poi comunque si è sempre piccolino. Boccia di prima comunque una colpita, colpite anche lunghe, ho visto, non è che faccia fatica, però nessun problema. D'altronde è lui che si tira il pallino lungo, segno che segno che ci arriva, ecco. Intanto vediamo Dubois andare a punto, si porta dietro il pallino, non gli fa fare 50, vediamo, stanno misurando, gli fa fare 50, quindi bocce bruciate, pallino a posto. Vediamo soggetti bocciare, la colpisce ed è buona. Il socio non mi sembra tanto convinto, però. Ma a me è sembrata corta. Di fatto è corta, sì. Sì, è corta. Corta boccia che viene rimessa a posto. E quindi per quanto riguarda il senior, tocca Turenne in appunto, dopo l'accosto fallito di Dubois. Mentre nei giovani Alekic andrà a punto, sì, dopo le due bocciate fallite di, del socio soggetti, deve ripiegare a punto. Partita anche lì che si è abbastanza riaperta, il punteggio parziale è 16. Prima Turen. Turen va a punto e lo prende. Un bel accosto di Turen. Mentre Alekic gioca una boccia lunga e va fuori. Dico bene? La boccia è stata rimessa sugli assi, anch'io, però ho visto che i soggetti hanno messo la boccia sugli assi, quindi o è andato lungo e è andato fuori. Invece Balma boccia l'accosto di Turen di prima, che era perfetto. Sì, e lo sbaglia, storto sulla destra. Va Belliero. Quindi tocca a Oscar Belliero, anche lui il nostro utente, utente di bocce in volo, come d'altronde lo è Sergio Palma. Pronto? Sergio Palma è utente di bocce in volo? Certo, e anche su WhatsApp. Su WhatsApp ci sono attivo. Sbaglio. Lo so. I giovani stanno venendo fuori un brutto tiro. Paura che se non succede qualcosa si riapre un po'. Sì, ho paura anche io. Il bra in questa mano qua c'è dovuto completamente. Qua Alekic resta in campo, larga, non prende il punto e quindi nuovamente in accosto. Mentre Oscar Berliero, anche lui nuovamente in bocciata. Pensavo soggetti ci tirasse a sto pallino per il pubblico, 5 bocce contro 2, invece ottano per andare a punto. No, non li ho ancora visti giocare a tirare il pallino loro. Tanto Oscar Berliero balla nuovamente. Non li ho ancora visti tirare il pallino, ho visto sì prima Gaia Falconiere che aveva tentato. Uno forse l'ha fatto addirittura colpito. Invece qua nei maschietti invece loro sono un po' forse meno coraggiosi. Questa è ben giocata, un pelo lunga, ma dovrebbe. No, non dovrebbe aver preso, quindi il pallino è molto vicino, la boccia è molto vicina a quella dei giocatori del Florida. Ah, anzi, si vede qua dall'inquadratura. Sì. Si vede meglio dalle telecamere che noi dal vivo. Ottimo, bello accosto di Gennaro per chiudere un po' il Gennaro chiude, si posiziona dritto al pallino, una boccia 40. Tre bocce con il San Bruno. Quindi Murgo sicuramente andrà a bocciare quella boccia, perché in realtà sono indecisi se bocciare andare a punto. Forse decisione di andare a punto. Cosa è successo? È passato vicino al pallino, che se lo soggetti, se ingancia il pallino può portarlo, può fare due punti. E invece va lungo. Invece va lungo, solo che mi sembrano. Sì, certo, sì, certo, sì. Il pubblico, altro che l'invito di, sì. di Carlo Ferraro a, a seguire di più i giovani, il pubblico è seguendo i giovani. Sì. Qualsiasi applauso, qualsiasi boato arriva per i giovani. E lì è possibilità di farne tanti la Florida.
5 voci mano e punto per terra, credo che la più bella sia 70-80. Intanto vediamo la corsa di, lo fa di Turin, lo fa, anzi toccando leggermente la boccia davanti la sposta ancora un pelo, lascia un po' di più la strada libera. Nel frattempo Zanetta appunto 4 bocce in mano, questa è la quinta da aggiungere, vediamo se è lunga e va via. Sì, l'unico problema che possono avere quella della Florida è sto pallino che se per caso lo agganciano una volta fa un disastro, però spazio sembra che ce ne sia. Poi c'è indietro di 4 punti, possono portare sicuramente in partita. 3 o 4 possono trovarli, possono andare anche qua. Quindi possibilità di aggiungere per il Florida, possibilità di aggiungere anche per il San Bulba. Sì. San Bulba che sul 9-2 aveva anche le bocce per far partita. E chissà che non la chiudono qua. Non la chiudono qua, perché hanno 3 bocce. No, però questa non. Questa è larga. Questa è larga. E deve ancora giocare una. Florida. Perfetta. Lo fa, bravissimo. E ha anche coperto il pallino, quindi non c'è neanche più quel pericolo di far disastro. Se le giocano bene senza problemi possono farne anche 5. Mentre invece svanisce la possibilità di far partita qua per i giocatori del San Bulba, comunque possibilità di allungare, hanno già almeno 3 punti in terra. Morg intanto non aggiunge. No, non aggiunge. Quindi 11-2. 11-2. 40 minuti alla fine. Vediamo se aggiunge Pizzol del Florida. Perfetto. Poco fa il punto, ne fanno, sono già 3 bocce in terra. E ha ancora 2 bocce in mano, quindi partita completamente riaperta per quanto riguarda i giovani. Anche dei bei chilometri può andare a casa, perché San Bulba, se non dico stupidaggini, dovrebbe essere nelle zone di Lione, quindi è un bel po' di chilometri. E anche i ragazzi del Florida, anche sono di Treviso, quindi altri altre 5 orette di macchina. È stato corto mal tirato. Questo è corto mal tirato. E ancora una. Io ho optato per 3 o 4, però adesso ne hanno 3. Adesso ne hanno 3, ne hanno ancora uno in mano da giocare, potrebbero portarsi sul 10 pari. C'è già il pubblico che guarda praticamente solo quella partita, in più se va a 10 pari. Io a dire la verità, come campo 4 ho dato più priorità a quella partita. Il campo 4 non lo guarda più nessuno, mi sa. Tra l'altro prima tra il pubblico c'era... A 39 minuti dal termine a disposizione, situazione San Bulba 11, Ponte Masino 2 e per i ragazzi Pra 10, Florida 6. Al termine delle due finali daremo i premi della lotteria, daremo i numeri, stiamo già dando, e la consegna dei premi potrà essere effettuata solo dopo la termine della cerimonia di premiazione. Allora, dei giovani ne hanno fatti 4, quindi sono di 10 pari. 10 pari per i giovani e i francesi 11-2. Dicevo prima una stupidaggine. Tra l'altro c'era il Toto scommesse su chi il prossimo anno ci sarebbe stato sulla locandina di Alassio, no? Le quotazioni maggiori erano per... Interessante. No, per Michele Gianaro, però hanno detto, ma sembra una cosa. Allora forse si è optato più su Morg o la spada. Secondo me sfrutteranno il fattore francese e giovanile e punteranno su Morg, in modo tale che... Infatti anch'io... Andare a chiamare magari più giocatori dall'altra parte. Perché sempre penso ho messo il vincitore, quest'anno ho messo Mane, l'anno scorso ho vinto Mane. Poi hanno messo Gray, quando ha vinto Gray, mi sembra. Sì. No, no, c'era no, forse Angelo Cappato. Allora l'ha vinto Angelo Cappato. O sì. Ha vinto negli anni precedenti, forse ha vinto quell'anno prima, non mi ricordo. Tanto appunto l'ha giocata male la Florida, larga. Mentre invece qua Besson è leggermente lungo, si posiziona a 60 dietro al pallino, riceve i complimenti, lui non è soddisfattissimo.
va Brignolo, cerca di prendere il punto. Come sono stati gli ascolti? Te lo dirò domani. Al momento abbiamo 300 spettatori in linea. Comunque quest'anno io ho notato che c'è stata anche tanta, forse tanta gente, forse l'anno scorso ha fatto anche brutto, ha fatto brutto, c'erano dei problemi con i bocciodromi, destra e sinistra, quindi la gente magari poi andava a casa, mentre invece questo qua è stato un weekend bellissimo, sì, la temperatura era ideale. Giocare fuori ieri si poteva giocare fuori, infatti i giovani hanno tutti i pantaloni corti fuori. Noi qua dentro purtroppo fa frescolino, qua dentro, fuori sempre maniche corte. Sì, fa proprio bene. E quindi le famiglie hanno raggiunto magari anche i giocatori per passarsi un weekend qua al mare. Poi 336 quadrette, qualcuno che c'hai la ragazza o la famiglia, certo. Un po' di movimento ce n'è. Infatti là se non trovi mai in parcheggio. Mai a manco morire. L'estate, inverno. Allora, quindi Brignolo l'ha preso. Brignolo l'ha preso, ora tocca Dubuis a giocare, vediamo il suo accosto se fa quel mezzo giro utile, ma non lo fa e quindi mi sa che toccherà andare in bocciata. Nel frattempo i giovani, il Bra sta giocando anche lui in accosto. La seconda boccia, intanto qua decidono di bocciare, Murg si appresta al tiro. Aleki Chanes prende il punto. Quindi Pizzolo andrà in bocciata. Prima proseguiamo la bocciata di Murg. Posso toccarlo la sua? Oh, la seconda. La seconda? Ha sbattuto uno al primo tiro corto e poi fino adesso. Boh, perfetto, perché io ho detto la prima. Al primo tiro ne ha sbagliata una corta, proprio le ha colpito tutto. Andiamo invece Pizzolo, anche lui sbaglia. Poi è stata una bella novità quella di Giove, è piaciuta. Ieri anche, tra l'altro, non ero più andato alla Lassina da un po'. Era bello venire alla Lassina. Hanno fatto nuovo, dove c'erano i pini una volta, hanno messo che c'è, adesso dietro c'è il parcheggio, cosa c'è. C'è tutta una balconata con tutta la gente dentro, perché ieri pomeriggio quando hanno giocato gli amanati di là. Bellissima la cornice, bellissima anche qua della Lassina. Murg ripete la bocciata. E questa volta colpisce e carambola. Forse questo tiro prende un po' di ossigeno il Ponte Masino. Tempo di esposizione 33 minuti. A favore di San Luca, sì. Eh sì. Vediamo cosa decideranno di fare, perché su a colpire, se colpisce c'è il punto davanti. Decidono di bocciare. E invece grande accosto del Florida, che forse gliel'ha preso imballato su misura. Se gliel'ha preso lì ha fatto gioco. Dopo la boccia tutta sbagliata. Vediamo Sergio Parma in boccia. Fermo al posto. Un numero questo qua. Se qui è un numero. Fermo al posto, la boccia si ferma a 50 davanti al pallino, 60 al massimo. I tre transalpini sono rimasti lì su, non se l'aspettavano. E loro si ritrovano con due punti per terra. I francesi ne hanno 3 e loro ne hanno 5, sono 5 voci contro 3 con 2 punti per terra. Credo anche almeno quella del trucco nella strada. Alla fine lì a coppie l'ha preso imballato il giocatore del Florida, ha giocato benissimo e adesso l'ha toccata e ne avrà fatti 2. E adesso a Lekic fatti 2 sicuramente, perché ha misurato che c'era poco e se l'ha spostata a sfavore, ne ha fatti 2 sicuramente. Giocone. Dubuis ha preso.
preso. Allora gli ho detto bravo, ma non l'ha preso. Ne ha tolto uno. Ci è rimasto il punto quello del trucco di Bologna. Quindi Pizzolo in accosto per il Florida. Sono due voci contro tre, due voci contro tre. Possiamo anche far partita quello del Bravo. Allora, sposta il pallino e non riusciamo a capire nemmeno dalle inquadrature cosa, se ha fatto danni o altro. Secondo me in linea d'aria ha fatto gioco perché l'ha portato. Sicuramente non gli ha fatto fare 50. Sì. E quindi è tutto così. E poi adesso stanno misurando il punto. Però sicuramente ha tolto quella più corta. Ha tolto quella più corta, ma ci sarà l'altra. Intanto qua la quadrette va a punto. Sì, Turin sta andando a punto. Bocce contro 5. Un punto per terra. Punto Masini. Mi ha detto che ben giocato ed è ben giocato. È ben giocato effettivamente. C'è la ragione. Sì, qui Ponte Masino deve fare una mano perfetta per riaprire un po' i giochi, ma non ce n'è più. Deve centrare ancora sta bocciata Balma, far giocare l'ultima a Turen e poi cercare di aggiungere il più possibile. Intanto Coppia non l'ha preso. Non l'ha preso, no, rimane sempre punto del Bra. Bocciata Balma. Balma va in bocciata, vediamo se colpisce. Quindi invece Pizzol del Florida va a punto, la sua ultima. Vediamo se sembrerebbe corta, anche larga, quindi possibilità di far partita per il Bra, che si ritrova appunto in terra, 10 pari, 3 bolci in mano. Tutte e tre il bomber. Tutte e tre il bomber, vediamo se riesce almeno a metterne due. Non riesco a giudicare le distanze delle bocce dal pallino, direi una mezza bacchetta, 20-25. Sì, forse leggermente più di mezza bacchetta, saranno 25-30. Sta misurando se c'ha tre al trucco, cioè praticamente colpendo di averne due. Ma adesso se soggetti guarda in sì, tribuna. Sì, chiamiamo l'arbitro perché tanto sono bene. Ah, ecco, mi chiama l'arbitro. A misurare. Appunto. Qua intanto Turin va a punto. L'ha preso? Ma penso di sì. Comunque è stata l'ultima boccia dei francesi. Beh, intanto stanno misurando. Gennaro è già andato. Sì, è già andato giù. Quindi in ogni caso hanno deciso di andare a punto. Sì, forse la sua del trucco. No. È nostro. Ponte Masino. Del Ponte Masino, quindi. Potenzialmente possono farne 5, che sarebbe penso il massimo. Bella, aspetta, 2, quindi sono già 2 per il Ponte Masino, ancora 3 bocce in mano. Nel frattempo i giovani sono ancora sempre lì che misurano. Se non mi sbaglio la indicata della Florida. Quindi il Bra non ha niente da bocciare praticamente. Perché essendo dentro la boccia del Florida hanno solo il punto per terra e non possono fare altro che. Però chiede di. Vabbè, marca la boccia e pallino per farne. Marca boccia e pallino, ok. Sì. Gennaro non l'ha raggiunto, l'ha tirata bassa. Quindi non ne possono neanche più far 5, 4. Ho visto tra l'altro tanti, hanno un po' di tifo quelli di Ponte Masino, tanti giocatori di Ponte Masino che sono negli spalti. Non approfittano. E non approfittano anche Oscar Belliero, non riesce ad aggiungere, gioca l'ultima boccia. Tanto vediamo la bocciata di Soggetti. Me la colpisce, bravo. E quindi rimane con due bocce in mano. Punto per terra. Punto per terra. Vediamo se riesce a mettere entrambe. Punto per terra, ha fatti 3. L'ha aggiunto l'ultimo, quindi sono 5-11.
5-11, dunque a quadrette vanno a tirare il pallino e a coppie per i giovani, se non sbaglio dovrebbero avere il punto per terra, il bra, le due bocce ancora in mano, sempre il bra, quindi potenzialmente le bocce da far partita, ma credo che sia proprio stretto, sarà 25-30 cm di raggio, soggetti a punto, perfetta, però corta forse, però corta. Studia, si avrebbe fin partita a colpire, ma la voce era troppo difficile. Sta studiando, ci pensa, ci ripensa. Tanto abbiamo anche Albesiano che fa un po' di telecronaca. Di telecronaca, perché un po' di streaming cronaca. Eh sì, eh. Alla fine soggetti gliela... appunto, eh. Secondo me tira a ingiaccare la sua, si può dire ingiaccare in diretta streaming. Mamma mia, si può dire di tutto, eh. No, lunga, aia. Niente, niente di fatto. Bene. È andata bene. Ne fanno uno, si portano 11 a 10. Quadretto invece, quella del Ponte Masino è brutta, no? Larga, un po' corta. Sì, molto corta. Besson, bella. Sì. Besson l'abbiamo visto da ieri giocare, ha sempre avuto ottime medie. Sì, gli altri tre li ho visti, ma il primo puntatore non l'ho mai visto, non conosco proprio. Sarà forse un po' uno sponsor. Non so, non ne ho la più pallida idea. Vicino andare a punto, però quella lì è bellissima. Vediamo se Brignone tira fuori Coniglio dal cilindro. È giocata bene. Un po' larga. Balma imbocciata. Tanto ottimo, bellissimo, anzi un biberon di Alekic. Balma sbaglia la bocciata. Quindi mi sono allontanato un minuto. Praticamente Pontemasino ha fatto uno solo. E Pontemasino? Pontemasino adesso sta male, ne hanno fatti tre, sono fatti 11 a 5, però adesso ne hanno tirate due appunto, una discreta, l'altra brutta, ci ha sbagliato una bocciata. Mentre invece il Florida colpisce della cosa, sì. Comunicazione di servizio. Mi hanno estratto il numero. Ripete la bocciata Balma. Ripete la bocciata Balma. Vediamo se colpisce. Riceve l'approvazione anche dai francesi. Di nuovo appunto Rekic. Non proprio lunga. Questa volta è lungo, molto lungo. Lungo un metro e mezzo abbondante. Sì, gli è scappato, sei scappato. E quindi 22 minuti al termine, ci apprestiamo a alle battute conclusive, esatto, di questa 61esima targa d'oro da Lazio. Bessoni in accosto. Vediamo Besson, sembra molto ben giocata, però larga. Batte i piedi, ma riceve comunque un'approvazione dal giocatore, suo compagno. Invece Florida va bene. Florida coppia la giocata bellissima. Sì. E quindi impegna in bocciata soggetti.
Diamo soggetto in bocciata. Nel frattempo si sta preparando anche Dubois all'accosto. Vediamo la bocciata dei soggetti. E colpisce. Mi piace la preparazione di grintoso. Vabbè, dipende poi quanto c'è le bocce, bravo, però quello grintoso. Intanto Dubois prende un buon punto e quindi viene in bocciata Oscar Belliero. Sarà quasi da pallino. Tre bocce contro quattro? Sono bocce contro quattro. Francesi non sono di A3, ne ma 5. Sono Bagliero, la sbagliata di nuovo. Intanto altra giocata perfetta di Zanette e quindi altro soggetti va in bocciata. C'è pallino per soggetto e anche pallino per Belliero. Anche pallino per Belliero. Se Belliero lo sbaglia penso che se Belliero lo sbaglia ci sono i titoli di coda. Sì, penso anch'io. Corto, è finita, è corto. Si laurea campione, vince il 61esima Targa d'Oro dell'Asso ai francesi del San Bulbac. Contentissimi tra l'altro, lacrime agli occhi addirittura. Bravo. Besson, il primo puntatore, contentissimo, probabilmente anche un po' lo sponsor. Quanto soggetto ha sbagliato la bocciata, ha colpito la sua che contava poco però. E quindi tutto il pubblico adesso è per i giovincelli. Sul tetto d'Alassio San Bulbac. Eh sì. Dunque, invece a coppia sono tre bocce contro una, la Florida. Però adesso appunto l'ultima di Braga deve giocarla. No, forse no, ne hanno due. È ancora una soggetti che ce l'ha sotto lo straccetto. Ci nasconde anche le bocce sto soggetto. Sì, ci mette proprio in difficoltà. Adesso devo giocare due bene, se no rischiano di pagare partita. E nonostante che la partita sia dei big sia finita, il pubblico praticamente non si è alzato da. Sì. Segno che è interessato a sapere quanto finirà tra i giovani. Per poter evitare il giusto applauso a tutti i protagonisti, soprattutto per ammirare le splendide giocate di questi giovanissimi. Deve studiarla bene perché sta voce qua conta tantissimo. Solo per dire che il più vecchio ha 16 anni. Meno male, va? Una bella notizia che il più vecchio ha 16 anni. Vediamo lunga. Beh, non è che gli poverino. Poverino. Grosso opportunità. Aiuto. Scarica del microfono e dello speaker. Grossa opportunità, se non succede niente di male. Allora, soggetti ha tirato una boccia lunga. Forse ha patito un attimino l'emozione perché adesso hanno tre bocce in mano il Florida. Punto in terra, dico bene? Sì. 11-10 per il Bra, ma il Florida tre bocce su due. Due bocce su tre per fare. Sì. Sei stato un orologio svizzero, è tutto perfetto. Bisogna vedere solo se le mettono. Tre bocce per fare due punti, vediamo. Diciamo che lo spazio c'è, questo è leggermente lunga, ma. Ne ha sprecata una già. Secondo me quella davanti è più bella. Questa non c'è da questa? Sì. Secondo me quella corta tiene in gioco, salva un po' il Bra, diciamo. E allora tocca a Pizzolo. Tocca comunque Pizzolo può fare partita. Può ancora farla lo stesso. Diciassette minuti ancora. Vediamo Pizzol andare a punto.
È lungo anche lui. È lungo anche lui, però forse più lungo. Più lungo ancora, non fanno partita. Se non succede, se non gira il pallino, ancora un'altra mano. Sì, a meno che, esatto, come dici tu, non tocchi il pallino, si mette le mani nei capelli, salvo il bra al momento. Hanno perso un'occasione per aggiudicarsi la primissima targa d'oro junior. Sì. Un po' di delusione per loro. E il bra ha un po' mollato da metà partita in poi, ne hanno approfittato i ragazzini della Florida. Stanno studiando di bocciarla, secondo me c'è partita a colpire, perché è rimasta dentro. Se è rimasta dentro era quella. È stato bello il volto di Soggetti, era tra virgolette contento, no? Perché ha visto che ha perso la voce, però poi ha realizzato che se colpisce può ancora perdere. Adesso vediamo, se colpisce che non carambola, rimane così il gioco, su quella corta vince la Florida. Vediamo la bocciata di... No, colpisce, carambola. Vince Florida. Florida si dà la mano, incredibile. 13-11 per il Florida. E ricevono il giusto applauso da tutto il pubblico, sì, che adesso si alza. Segno che tutti aspettavano il termine di questa partita. Adesso prenderà la parola lo speaker, quindi noi direi che possiamo iniziare a salutarvi. Daniele Albesiano subito corso, per favore speaker, lasciami 2 secondi che faccio i saluti di rito. Noi saremo ancora più veloci, vi ringraziamo tantissimo. Avete la musica? Proviamoci. Ringraziamo tantissimo per essere stati qua con noi, speriamo di avervi dato una buona diretta con dei buoni commenti. Salutiamo tutti voi a casa che ci avete seguiti. Sono curioso di sapere i numeri. Sentite, facciamo i saluti e sì, ringraziamo di essere stati qua con noi. Vi daremo appuntamento. Ringraziamo Renato Luco Castello che è venuto con voi. Saluti a tutti, noi lasceremo scorrere le immagini per la premazione. Buona serata a tutti. Ci sentiamo grazie. Sul foro. Ciao a tutti. Ciao grazie. A tutti. Per cortesia un po' di attenzione. Per cortesia un po' di attenzione, grazie. Vogliamo tributare un ringraziamento a tutto lo staff della Bocciofila Alassina. Il presidente della Bocciofila Alassina, Enzo Nardo.
La parola al signor sindaco
Grazie.
immancabile Matteo Di Rutella, fatti passare in palco di Roberto, benissimo. Questi sono i portatori di Porto Martino. Dopo 60 anni una squadra francese torna a scrivere il proprio nome nella colonna prestigiosa della Tartu. Let's go.